47 bambini che frequentano l'istituto comprensivo di Castel San Giovanni dovranno fare a meno dello scuolabus. La riduzione della capienza sui mezzi di trasporto dovute alle norme anti-Covid si calcola produrrà questo effetto, almeno stando alle proiezioni attuali, in una situazione che è ancora molto fluida e dove ci sono parecchie variabili. Nel frattempo, nelle settimane passate, l'amministrazione comunale, proprio per far fronte all'emergenza che già inizio estate si andava profilando, aveva chiesto al consorzio di imprese che ha in gestione il servizio di aumentare di 2 mezzi il numero di scuolabus a disposizione. Dal 14 settembre i mezzi saranno 6 e non più 4 come lo scorso anno, più uno scuolabus guidato da una dipendente del comune per un totale di 7 mezzi a disposizione. Ciò non sarà però sufficiente a soddisfare le 203 domande, di cui solo 156 al momento sono state accolte, mentre 47 sono in lista di attesa. Va comunque detto che le incognite sono ancora tante, a partire dal numero esatto di bimbi che potranno salire sui mezzi di trasporto. Per questo aspetto si attende ancora la pronuncia definitiva in seno all'accordo Stato-Regioni. Altra incognita, quanti dei 156 bambini usufruiranno effettivamente del servizio? Se cioè ci saranno rinunce, si libereranno posti per i bimbi in lista di attesa. Nel frattempo, dal comune lanciano un appello alle associazioni e ai cittadini a dare la propria disponibilità per attivare il Pedibus, che potrebbe almeno in parte dare una risposta, seppur parziale, a chi oggi è in lista di attesa.